Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere cosa è successo nelle prime due tappe di Coppa del Mondo di ciclocross. Come vi avevo già anticipato nello scorso video, le prime tre tappe della Coppa del Mondo di ciclocross si corrono in America. Per esattezza, la prima si è stata corsa a Waterloo e la seconda è stata corsa a Fayetteville, che è anche il percorso che si correrà poi nel prossimo anno a gennaio per il mondiale a Fayetteville. La prossima si correrà domenica a Iowa City. Ma ora andiamo a vedere cosa è successo in queste prime due tappe. Prima gara che si è svolta a Waterloo, gara che si corre nella sede della Trek. La cosa carina da sapere è che il percorso che vediamo, che abbiamo visto anche sempre negli anni scorsi in Coppa del Mondo, è per i dipendenti della Trek disponibile tutti i giorni dell'anno, quindi beati loro. E oltre a questo, andiamo a vedere cosa è successo in questa gara, perché abbiamo visto comunque un circuito tecnico con tante curve e difatti poi a vincere è stato un corridore molto agile, Eli Iservit, il campione europeo. Ma andiamo ad analizzare cosa è successo in questa gara, perché non è andata proprio così liscia, perché sono partiti, dopo il primo giro troviamo in testa Quinten Hermans e Michael Van Turenhout. Dopo il primo giro inizia ad esserci tanta pioggia. Prima il circuito era praticamente asciutto, difatti anche le donne hanno corso in un circuito asciutto. Qua a vincere è stata Marianne Vos. Dopo la pioggia, la parte più caratterizzante è stata la contropendenza che c'era in discesa che poi portava sull'asfalto, che poi portava ad una salitella. Qui i corridori sono caduti come birilli. In primis, Quinten Hermans, che era in prima posizione, si è salvato nella contropendenza, ma nella curva destra, che poi portava allo strappo in salita che andavano a fare tutti a piedi, è andato giù. Quindi già da qua le carte si sono rimescolate. Dietro di lui, anche Ton Aerts, anche Thibaut Nys sono caduti nella contropendenza in discesa, nel pezzo che poi riportava nell'asfalto. Oltre a loro, tantissimi altri corridori, perché come cercherò di farvi vedere adesso, sono andati giù come birilli. Bruttissima la caduta di Thibaut Nys, che è andato addosso alle transenne, poi ha dovuto finire la gara, e non è neanche partito poi a Fayetteville, quindi brutta caduta per lui. Oltre a loro, tanti altri corridori poi. Nel mentre, Elisabeth ha approfittato di questa situazione, perché dopo il primo giro comunque non era nelle posizioni di testa, era un po' più arretrato. Questo gli ha consentito di recuperare, perché anche a Michael Van Turenhout ha rischiato di cadere, e così poi l'abbiamo trovato lì davanti. Poco dopo, ovviamente, hanno tutti cambiato bici, hanno cambiato l'assetto, perché erano partiti quasi tutti con le gomme da asciutto. Hanno ovviamente cambiato la bici sicuramente anche con un'altra pressione. Dopo aver cambiato la bici si sono un attimo assestati un po' tutti, difatti non cadevano così facilmente come è successo nel corso del secondo giro. Da notare è stato Quinten Hermans, che era partito molto bene, arrivava da un secondo posto nel Super Prestige dietro a Ton Aerts, e dopo anche una bella stagione che ha fatto su strada, che ha corso anche il Giro d'Italia. Peccato per quella caduta, perché poi è arrivato dietro ad Eli Iservit e a Michael Van Turenhout. Nella seconda prova di Coppa del Mondo invece a Fayetteville, qua invece cambia un attimo la condizione meteo, perché sono partiti direttamente con la pioggia e pioveva veramente bene. Dopo il primo giro attacca subito Ton Aerts e delinea subito un gruppetto di testa. Nel gruppetto di testa c'era anche Quinten Hermans, Eli Iservit, vincitore della prima gara a Waterloo, e Michael Van Turenhout. Percorso molto carino comunque, reso tecnico dalla pioggia, perché non c'erano grandissime difficoltà, però comunque c'era un po' di pioggia, non abbiamo trovato contropendenze, che invece a Waterloo c'erano, non abbiamo trovato ostacoli artificiali che a Waterloo c'erano. Qua c'era una gradinata e quindi c'era un po' di pioggia, anche questa molto lunga, che sicuramente ai corridori ha spaventato un po', perché sicuramente l'hanno sentita e ne le gambe, sicuramente sarà anche poi il circuito, come ho detto prima, del mondiale di questa stagione. Fin dai primi giri hanno fatto la selezione questo gruppetto di quattro corridori, Iservit, i più forti che abbiamo visto anche ovviamente nella prima prova di Coppa del Mondo, dopo meno gara che Ten Hermans che sicuramente vedrà voleva rifare la gara dopo la prima gara che era Quinten caduto, e attacca Ton si mette davanti al gruppetto, fa il suo ritmo e fa subito la selezione perché rimane da solo. E giro dopo giro guadagna tempo sempre di più, sicuramente lui ha la gamba che ha fatto quest'anno anche nelle prove su strada che gli anni scorsi non faceva, perché la squadra dove corre lui, la Tormans, su strada sarebbe la Intermarché Vanke Gubert, che prima non faceva un calendario World Tour, e penso che questo riportato poi nel ciclocross è dato un quella gamba in più dopo il primo giro. Difatti da quando è andato davanti ogni giro ha fatto un po' di pace con la Tormans, e
giro guadagnava sempre di più. Dietro intanto se la stavano giocando Tonaer, Elisabeth e Michael Van Turenhout. A un certo punto Van Turenhout ha un problema meccanico, se la giocano Elisabeth e Tonaer. Elisabeth nel mentre va da solo alla rincorsa di Quinten Hermans, nel mentre Van Turenhout rientra su Tonaer e lo stacca dopo aver cambiato bici, e così si delinea anche il podio di questa prova di Coppa del Mondo a Fayetteville, che vediamo vincere anche molto facilmente Quinten Hermans davanti a Elisabeth, vincitore della prima prova di Coppa del Mondo, e Michael Van Turenhout, che porta comunque a casa un altro podio. Già dopo queste prime due prove abbiamo visto i corridori che sono più forti, che anche le scorse stagioni hanno dominato. Per noi spettatori è stato comunque più divertente guardarli grazie al fango, e andremo poi a vedere la prova di Iowa City domenica questa. E vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti, e molto probabilmente andremo a vedere assieme tutte le prove di Coppa del Mondo. E se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di lasciare anche un bel like, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.